Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nome, video il benvenuto a un altro episodio di Kingdom Come Deliverance. Fuori c'è il diluvio universale e quindi io credo che sia una giusta occasione questa per andare a fare la missione che la signora rifiutata, ok, beh non dire altro, ha rifiutato, insomma ha rubato praticamente, quindi devo rubare, non so neanche cosa sto dicendo, comunque in breve devo andare a rubare lo scialle di lana, va bene? È la donna del villaggio, viene fuori la donna del villaggio qua e piove, quindi se io vado nell'inventario vedete che ho uomo della pioggia e se ricordate vuol dire che io faccio meno rumore del 70%, quindi mi metto qua bello bello basso basso e vediamo di entrare qua dentro, cerchiamo di, ci sono due signori, io dovrei arrivare dalla signora là. Lui lo stordiamo subito, ok? Ormai ci siamo abituati a stordire la gente. Fermati, donzella, non volevo farti del male, ma adesso che cazzo? Oh, sta buona un attimo. Stai buona per favore, che sto cercando di borseggiarti. Ma che cazzo? Non vedo niente, signora! Damn it! Alarm! Everybody. Signora! Un attimo che non vedo! God. Ah, eccola qua, stesa per terra. Signora, le avevo detto che non volevo, insomma, arrivare a tanto, ma... Per rubare uno scialle mi tocca fare quello che mi tocca fare, ragazzi, insomma, va bene? Dunque... Ok, saccheggiamo adesso la signora Sciale Vecchia Sgualdrina. Non vuole essere così diretto. Comunque, prendiamo insomma quello che c'è da prendere. Un po' di salvia, no. Signora, mi dispiace, non c'era bisogno di tutta questa cosa. Dove è finito adesso? Non vedo manco dove cazzo sono, ragazzi. Cioè, a parte che si fa il buio e io ho gli alberi in faccia, non vedo niente. Ma devo tornare lì alla casa di quel signore, insomma, a completare il lavoro già che ci sono, no? Perché voglio dire, cioè, riporta lo scialle di lana. Sì, un attimo, fammi finire il lavoro. Allora, spero che questo si... Allora, dite che se lo lascio vivo rimangono testimoni? Cioè, fa da testimone, mi vede, mi dice è stato lui. Saccheggia. Vendaggio, grazie. Ho ucciso sua moglie, che sia un problema? Chiave dei bauli. Grimaldelli, grazie. Il Groschen, pure. Un salame, c'ha. Un salame. Pugnale, io possiamo lasciare anche i pantaloni. Vabbè, io intanto provo a lasciarlo in vita. Poi se mi rompe le palle e mi denuncia, lo faccio fuori essenzialmente, ok? Erbe e piante. Un libro sul tema dell'erboristeria. Questo è il libro che diceva la vecchiaccia, la vecchia sgualdrina, come la chiamano qua. Dunque, adesso abbiamo ucciso la signora. Mi serve una torcia per quello, sono qua, non perché... Ah, cioè, è tutto qua? Porca troia, non è che c'avevamo tanta roba sti qua. Vabbè, tranqui, scusate, non volevo disturbare. Ma la porta almeno ce la potevate chiuderla. Se un altro era più difficile per me. Sblocca. Abito della domenica, non ti servirà più, signora, non ti servirà più. Tutta roba da vecchi, da poveracci, insomma. Cotta semplice, cappuccio grigio. Come cazzo si fa a mancare? Cioè, incredibile, ragazzi. Vabbè che è buio, però come si fa a mancare? Gli ho conficcato una freccia nel petto. Ah, è ancora incosciente? Ma scusi, c'ha due frecce conficcate nel petto. Come fa a essere ancora... Oh, adesso è morto. Adesso è morto. Ok, io mi prendo le mie tre frecce. E gli frego anche i Groschen, che non so dove erano nascosti. Ah, perché era morto, ecco. Tasche segrete, ecco perché... Posso dormire qua nel letto della signora? Cioè, se non è un problema, io dormirei almeno fino a mattina. È sparito il cadavere. Come mai è sparito il cadavere? Scusate, cioè... Allora, questo equipaggiamo, va bene. E c'è un'altra... C'è una freccia che volevo prendere. Ok, le mie frecce le ho prese, ma... È sparito il morto!
Questa casa è posseduta. Beh, vabbè, comunque facciamo finta di niente. Il cavallo è rimasto in strada tutta notte, a quanto pare. Beh, bel tesoro mio. Andiamo a far rapporto a Sir Razig. What do you want? Cosa vuoi? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason, too. He put me on the trail of a crofter from Ushit with a limp. And his name? The boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ushit, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ushit's then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang. Then bring him to me in Merhoyed and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Ho ricevuto addirittura 75 groschen. Perché a Merhoyed, scusi? It's somewhat at the center of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get from slaughtering those horses? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about something else. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow to fall. Helpless to do anything about it. Ok, abbiamo parlato col signor Kobila. Kobila, il signor Kobila. Il signor Kobila ci ha detto un sacco di cose interessanti, ma ci ha detto essenzialmente che dobbiamo scoprire il resto dell'indagine, cioè dobbiamo fare praticamente tutto noi. Quindi sì, va bene, io farò questa cosa, però nel frattempo finché... Allora, io potrei andare a portare lo scialle di lana, ma prima di andare a portare lo scialle di lana io devo andare dal mugnaio, perché ho un po' di cose da fare col mugnaio. Quindi facciamo un bel viaggio rapido fino alla cittadina di Ratai. Vediamo se qualcuno ci rompe i cocomeri finché siamo per strada, perché succede sempre che qualcuno ci rompe i cocomeri finché siamo per strada. Attacco lungo la strada. Eccolo là. Ho la borsa della vita, zio. Siete in due? Non ho capito quanti siete. Siete in due, attenzione. Che cazzo stai facendo, zio? Allora. Ma dove cazzo sali? Sull'albero, pirla! Ok, sono in un cespuglio. Questo cazzo di combattimento mi fa veramente impazzire, mi fa veramente incazzare. Allora. Porca di quella troia! Quest'oggi abbiamo speso tutto il nostro capitale, ok? Abbiamo 131 groschen. Siamo passati da 2600 a 131 groschen. E vi devo dire che ci siamo rifatti il look. Guardate qua, guardate che bello. Ci abbiamo adesso una brigantina scura aquisgrana che ci dà la bellezza di 20 di difesa, 20 di percossa, stoccata, fendente, bu. Carisma 15, solidità 66, che va bene. Prezzo 1581. Big money, ragazzi, big money. Poi abbiamo riparato un po' il nostro equipaggiamento perché eravamo dei barboni. A parte gli stivali in pelle che sono sporchi,
La calotta imbottita e le braccia imbottite, che eravamo senza soldi per andare dal sarto, siamo come nuovi. Poi mi sono preso uno scudo nuovo. Uno scudo da giostra, ok? Super scudo, mega scudo, che adesso ha solidità 90. A proposito di solidità, andiamo a vedere un attimo che abbiamo. Solidità 56, condizione 72. La solidità, dovete sapere, che è una statistica fissa, ok? Mentre la condizione è una roba che peggiora nel tempo. Quindi la spada del paggio e la spada del mercenario. La spada del mercenario vale parecchio, ma la spada del paggio vale ancora di più. Infatti è meglio della mia, molto meglio della mia. Detto questo, io volevo iniziare una piccola attività, che era innanzitutto cercare di parlare con, dove cacchio si trova, Teresa, visto che a quanto pare, cioè, tutti ci avete sta cosa qua di Teresa, cioè, nel senso, veramente, ho visto che c'è qualche altra serie di Kingdom Come che si basa solo sul farsi Teresa, ma lasciamo perdere, perché lì cadiamo nel, cioè, non voglio neanche parlarne. How have you been? Come stai, Teresa? Non riesco a smettere di pensare a Scalica. It was hell. Sì. But life has to go on. Why not clear your head and try to forget about it? At least for now. Cioè, alla fine sono io che ho perso i genitori, non tu. Do you feel like a walk? That's not a bad idea. Non è una cattiva idea. Probably not in the rain. We could both catch a fever. Pick me up when it turns nice again and we'll go for a stroll. Ma sei anche una roba di coglioni. You jester. Ti ho portato una cosa. I brought you something. Cosa? Una mela? Una lepre morta? Thank you, but I'm not quite sure what to do with it. Well, non so nemmeno che cosa gli ha regalato. Again, it could come in handy. I see. Well, that's a kind thought, but I'm not sure it would do much good against those three big men. Cosa cazzo gli hai dato? Gli hai dato un pugnale? Non si sa. Non si sa. Va bene, allora tu stai lì. Che io, come stavo dicendo ai miei cari amici follower, stavo dicendo che vado a fare una cosa in città. Quindi facciamoci una corsetta fino al cancello inferiore di Ratai. Ok? A Ratai, dove ci vogliono bene. E dove diluvia. E adesso andiamo a cercare di sistemare un po' le nostre armi. Ok. A casa, ci sono le persone invisibili. Porca puttana, cioè, nel senso, veramente. Permesso, salve signore, salve. Buongiorno, guardia. Allora, avviamo. Quindi, vediamo un attimo. Abbiamo condizione al 100%. Condizione a spada del paggio è al 72%. Sì, 72%. Mettiamoci con la spada del paggio. Allora, dovremmo essere. Fare così. Quindi, in teoria, finché si vedono le scintille e non il fumo. Oh cazzo, finché non si vede il fumo, dicevo, va bene. Speriamo di non rovinarla del tutto, insomma, grazie alla nostra super mega abilità. E così dovremo far salire il livello di come si dice, ragazzi, di manutenzione, perché c'è anche l'abilità di mantenere le armi. Ce la posso fare questa mattina, sono abbastanza rincoglionito. Tranquilli, non è un problema del mio. Siamo abituati a Mike rincoglionito. Vediamo se è cambiato qualcosa dal 72. Spada del paggio. Incredibile, 537. Condizione 100%. Incredibile, signore e signori. Molto bene. E a proposito di abilità, giocatore, livello principale 8. Ok, abbiamo più 1 di forza. Incredibile, signore e signori. Quindi abbiamo il becchino, no. Maestro delle prese è interessante. Incremento di un terzo la probabilità di soverchiare l'avversario con una presa. Allora io prendo il mulo. Andiamo col mulo perché ci permette di portare più peso. Dopo prenderemo maestro delle prese. E dopo prenderemo anche qualcos'altro. Ma intanto abbiamo anche arte bellica, che ci permette di mettere infliggi danni maggiori quanto più basso il tuo vigore massimo. Interessante, interessante, ma no. A me piace di più il sadico, che il sanguinamento dei nemici ti infonde piacere garantendo più uno alla forza. Ok, sono sadico. Ecco, una bellissima giornata come questa. Oh, è tornato il signor Capitan Bernard, è tornato qua. Come mai? Come mai? Beh, capitano, se non dispiace io vado ad ammazzare un po' di cattivoni. Ci vediamo dopo, che devo fare un po' di soldi, capitano. Devo fare un po' di soldi, quindi andiamo verso A. Allora, ok, passiamo per di qua.
Siamo arrivati, siamo in zona. Qua sotto dovrebbe esserci l'accampamento dei signori. Questo tizio cammina con una mano davanti, cioè manco guarda, manco vede dove sta andando. Qua sotto, qua da qualche parte più che qua sotto dovrebbe esserci l'accampamento di questi signori simpatici che io dovrei ammazzare gentilmente. Qua si può salire sul tetto danneggiato. Allora io vedo un cavallo, due tizi, tre tizi. Interessante. Eccolo, ce n'è uno qua da solo. I'm so hungry, I can eat my foot. Cazzo fa sto qua, scappa. Vai dall'altra parte della tua base, stupido. Scusi. Madonna la mia mira, ragazzi. Allora, me lo faccio prendere un attimo. Che lo devo fermare prima che entri in acqua. Che sto qua è scemo, entra in acqua. Scusi, che cazzo, ma quanto corri, bello. Oh, finalmente. E questo scappa. Oh signore Gesù, ho trovato l'unico cazzo di bandito che scappa. C'ha l'arma e scappa. Oh, il piano A, dai che funziona meglio il piano A. Ho scoperto il bosco di Ratai. Corriamo un po' anche noi con te, tranquillo. E scocca la freccia. Oh, finalmente. Cristo santo. E diamogli un colpo di grazia. Oh Gesù, ci voleva tanto. Mamma mia, c'è un inseguimento della Madonna per prendere un bandito. Orecchio di bandito, grazie. Questo volevo, no, non mi interessa altro. Ma giusto per simpatia io ti prendo anche altro. E Groschen, grazie per il cinghiale. Perché sono stronzo di merda che uccidi i cinghiali. Questo è un bandito anche questo? Borseggiamo il viandante. Vai via, sparisci. Tornando a noi, vediamo se riesco a prenderlo da qua. Cazzo, gli è passato vicino alla testa questa freccia di merda. Ma sta scappando anche quello. Ma stanno scappando tutti qua. E questo l'abbiamo fatto fuori. Ma che cazzo, ma che banditi di merda siete, zio? Che devo rincorrervi tutti uno a uno. Oh, e un altro abbiamo fatto fuori. Cristo santo, tutti scappano. Suonate l'allarme e nessuno combatte. Anello d'argento, roba interessante. Freccia a lunga distanza, perforante. E Groschen, grazie. I ganti da cacciatore ci piacciono sempre. E il farsetto cappuccio nero e bianco, farsetto in pelle. Non era male, ma è troppo danneggiante. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamolo là. Torniamo dai signori. Vediamo se c'è qualcun altro che ha da protestare. C'era il tizio che stava dormendo che io l'ho seccato subito. Orecchio di bandito. Groschen. Grimaldello, grazie. E poi ci rimane quello che praticamente mi ha visto e ha detto io me ne vado. Cioè nel senso, dunque, usiamo le frecce a lunga distanza. Dai, chi se ne frega. Chi va là? Nessuno? Porca troia, che super freccia. Gli ho preso tipo, ma gli ho preso la spalla e l'ho ammazzato. Orecchio di bandito. Questo era equipaggiato meglio, dai. A freccia a lunga distanza, perforante, gamberone, Groschen, guanti in pelle. E ce n'aveva di roba interessante. C'era un tizio in mutande
che sia questo? Recco di bandito? Speroni del capo dei banditi. Ma era in mutande, zio. Cioè, nel senso. Vabbè, andiamo a caccia dei banditi e ci ritroviamo con i banditi in mutande. Io potrei anche farmi un riposino qua, oppure montare un cavallo a caso. Posso andare a venderlo questo cavallo? Cioè, ma ti rendi conto che nel medioevo potevi fare affari da ogni cosa? Papers non so dove l'ho lasciata, ma onestamente ormai chi se ne frega. Mi sono occupato dell'accampamento, capitano. Mi sono occupato, è mio. Dov'è la prova? Here is. Eccola qua. Eccola qua. Pleased to hear it. I've had another report. Some folk were ambushed to the west of Rattai, on the hill across the river from the gallows. Oltre il fiume rispetto ai patiboli. Very well, I'll take a look. Molto bene. Consegna i trofei. Trophies. Sì, vai con le orecchie. Bastards deserved it. 5 orecchie, mamma mia. 25 groschen, che cazzo, 5 monete per un orecchio, ma mi prendi per il culo? Ah no, aspetta. 25 groschen per un orecchio. Incredibile, signore e signori. Ho guadagnato un botto di soldi, 387, e vado anche a aspetta, fammi bere un po' di acqua potabile, molto bene. E adesso io dovrei andare tipo dei tizi, dei commercianti, e venderli tutta sta roba che c'ho. Pebbles, sono qua, bella, vieni avanti. Vieni avanti, Pebbles, vieni avanti. Ti spiace lasciare le pentole e parlare con me? Mamma mia, ragazzi, che fatica. Vogliamo fare una passeggiata? Should we take a walk? È la terza volta. You don't give up. Fammici pensare. E dove vorresti portarmi? A negarti nel fiume? What if we took a stroll along the river? Why not? That sounds lovely. Shall we go? Mi sa che lui cammina così. That was a good idea to go for a walk. Ah sì, not sì. Not that I don't like the mill, but you get tired of it. So I'm glad you took me out. Sì, sì, hai ragione. I'd love to see the markets in Prague one day. Have you ever been to Prague? Ogni giorno vado a Praga. I have been in Kuttenberg, but Prague must be much bigger. I've heard it's pretty smelly though. Sai com'è, tutti cagano in strada. So many people in one place. So many assholes. It's disgusting. Che grandi conversazioni romantiche. Let's not dawdle. Non gingilliamoci. Se vuoi salvare l'onore, corri. Last one is a slimy slug. Lumacone bavoso a me. Ma zia, ma non stai neanche a correre. Io sto camminando. Ma sul serio, io ho 20 kg di armatura in più. E guarda, potrei anche correre indietro. No, niente, vabbè. Andiamo un po' più. Dove vuoi che mi fermo? Teresa? Questo appuntamento sta prendendo una brutta piega del tipo. Chi ha visto Teresa? Vado avanti? Va bene. Ciao. Cioè, ci prendo. Pebbles, vieni qua. Dov'è il cavallo? Prendiamo il cavallo. Già che ci siamo, dobbiamo allontanarci il più possibile. Se vuoi, ti faccio vedere dove ho ammazzato 4 persone. Sì, proprio io. Teresa. È finito? Ah, ci abbiamo ancora da correre. That was fun. Sit down here next to me, Hal. Oh, adesso sono Hal. Hal. Che cazzo è Hal? Siedi con Teresa. Vabbè, sediamoci anche noi. And what about you? I heard you're helping Sir Radzig. Sir Radzig has me running in a few errands. I have to say, he always treats me well. And I make a wage. So you've had your turn of luck. What's it like? Mi hanno ammazzato i genitori, però adesso sono fortunato. I don't know. I suppose it's a job like any other. Of course. I'm sure it's no different than being a charcoal burner. You'll have to try harder than that. Basta, mi è sparito sia l'arco che l'elmo, tutto. Vabbè. Now then. Comunque, Henry, what am I going to do with you? Wandering the land, turning innocent girls' heads. Turning girls' heads? Not likely. I have my hands full with my duties. So Radzik hardly gives me time to take a breath. Faccio le mie cose. Really? A common smith's son and our liege lord can't manage without him. That's good. It shows you're talented. È positivo. Now I have to go.
Allora devo andare a... Just a little way. I don't want anyone to gossip. No, per carità, cioè se ci mettiamo insieme no, per carità. No. Che poi tra l'altro, cioè, devo andare a far che? A scopare per terra. Devo chiedere a Teresa di uscire ancora tra un paio di giorni, va bene. Me lo prendi nota. Chiedere di uscire tra due giorni. Il posto di promemoria. Ah, siamo tornati fino a... Oh, meno male. Thank you for coming with me. Please come and see me again. Trovato l'armi, ti prego. Va bene. Tornerò a trovarti. Adesso, cosa possiamo fare di utile? Questa è una bella giornata, quindi andiamo a cercare usignoli, ragazzi. E nella stessa foresta, se dà il caso, ci siano anche quegli altri. Ci porta lo scialle di lana. Porta la carne di capriolo. Molto bene, ma intanto andiamo a fare uccel di bosco. Due missioni con un colpo. Cavallo, io ti stimo, ma c'hai sempre sto cazzo di... C'hai sempre l'abitudine di comparire dalla parte sbagliata. Quindi andiamo a cercare uccelli per il bosco. Essenzialmente, per chi non lo sapesse, uccelli di bosco, registro missioni, tre usignoli del maestro cacciatore di Ratai sono volati via in direzione della foresta. Non mi definirei un appassionato di ornitologia, preferisco inseguire ladri e banditi per i boschi, ma la vita riserva comunque sorprese. Mi ha spiegato che gli usignoli dovrebbero trovarsi nei boschi in prossimità di Vrani. Dovrò tendere le orecchie e collocare le trappole nei punti in cui udirò le loro caratteristiche melodie. E a quel punto mi sarà sufficiente attendere di averli catturati. Io onestamente il suono degli usignoli non me lo ricordo più. Quindi sono a cavallo in tutti i sensi. Tutti i sensi, molto bene, andiamo. E ho scoperto la foresta di Vrani, signore e signori. E questa essendo la foresta di Vranik, qua, quindi io dovrei trovarci un po' di cose simpatiche e interessanti. Tra cui, dovremmo aguzzare le orecchie e sentire gli usignoli. Ma la cosa più importante è... Attenzione, ci sono due signori! Hey, who's there? Nessuno? You're in the wrong place at the wrong... Aia, eccolo qua. Is that all you've got? Ma quale allarme? Two arms! Get over here! Allora, tac! Over here! Where is everybody? Hey! Questo si arrende. Tired of life, are you? Oh cazzo, ma quanti siete, zio? Quello ci prova con le frecce. Jesus Christ, you're in this night. Questo cazzo vuole fare a pugni adesso, sul serio? Cazzo fa sto qua? Ma sul serio, zio? Fatti sotto, mi prendere il culo. Ah, questo era il capo? Molto bene. E tu adesso, tocca a te, zio, tocca a te. Tocca a te. Va bene, quanti ne ho affrontati a sto giro? Orecchio del bandito, calice decorato, molto bene. Freccia, frecce, mi servivano delle frecce. Groschen, molto bene. Guanti a cacciatore, spada a caccia del cavaliere e un infuso di calendula. Eccolo là, anche questo ci va bene. Ma non mi hanno minimamente ferito sti tizi. Quindi orecchio di bandito, arnese a corazzaio. Questa la prendiamo, la prendo io, grazie. Di frecce le prendo io, i guanti anche. Un zucchetto interessante. Non varrà un cazzo, sinceramente. Facciamo a gara chi spara meglio le frecce, zio? Facciamo? Ci va? Facciamola, dai. Ho sparato troppo lontano. Io mi muovo, bersaglio un movimento e mi ha sparato vicino. Allora, vediamo un po'. Cazzo, troppo a destra.
Troppo a sinistra. Oh, ma gli è passato davanti. Dai, su, possibile. Neanche da un metro. Almeno io l'ho preso nel braccio. E adesso l'ho preso e basta. Molto bene. Orecchio di bandito, anello d'argento, la resina corazzaio anche, ci piace. Mamma mia quanta cosa. Frecce da caccia migliorate. Prendiamo tutto. Groschen, infuso di calendula. Zana di cinghiale. Brutto stronzo cacciatore di merda che non sei altro. Chi avevo ucciso ancora? Il capo. Il capo, dov'è il capo? Che devo fregare gli speroni. Questo è il capo. Speroni. Bracche di cotta di maglia. Incredibile, signori. 999. Camaglio. Cervelliera. Monopole milanese, mettiamo là. L'usbergo corto. Non ho un usbergo e non so cos'è un usbergo. Ah, è una cotta di maglia composta da piccoli anelli metallici. E adesso andiamo a cercare dove mettere giù le trappole per uccelli. Avete sentito? Avete sentito? Qua. Questo è un ottimo posto dove mettere giù la trappola per uccelli. Allora, trappola per uccelli. Scarta. Una. Ho capito, ho capito. Penso che sia questa. Come scarta? Dove cazzo è finita? L'ho spostato sul cavallo per caso? Cavallo. Inventario. Trappola per uccelli. Ma porca troia. Sposta nell'inventario mio. E scarta. Una. Ok. L'ho messa. Va bene, ho capito. Stai lì e vai dove devi andare. Adesso quindi devo girare tutto. Ho capito. A questo punto si sente fortissimo. Non riesco a capire. Mi prende il culo sto tizio. Allora, scarta. Oh, porca troia. Prendiamocene una. Quella la lasciamo là. E questa trappola qua la raccogliamo perché non ci serve lì. Quindi abbiamo una trappola posizionata lì e basta. Adesso andiamo a cercare altri uccelli. Ce ne devono essere tre. Sono dei cerbiatti quelli. Dei cerbiatti, ragazzi, dei cerbiatti. Stiamo cercando uccelli. E se c'è qualche esperto di uccelli tra di voi, per favore, insomma, mi dica se ho messo le trappole giusto o meno, perché io non me ne intendo di uccelli. Ma magari qualcuno di voi si intende di uccelli. E quindi sì. Quanto cazzo. Oh, aprioli. Che cazzo. Sentite sto uccello che canta così. Adesso non lo sento più. Bene, vabbè, stesso. Spariamo nel mucchio. Sì, ne ho preso uno. Tirando completamente a casaccio, ovviamente. Cioè, proprio. Quegli altri se ne sbattono i coglioni, vanno avanti. Ok. Cazzo, un cervo, porca troia. Questo è un cervo. Non è un capriolo. Ho sparato frecce per un cazzo. Oh Gesù, adesso sono sovrappeso perché. Allora, la carne, dov'è la carne? Carne di cervo rosso, sposta sul cavallo. Vale un sacco questa carne, per carità divina. Ma. Che cazzo stai facendo? Ma sei stupido? Ma. Ho qualche problema con il trasferimento della roba, a quanto pare. Sposta sul cavallo, accetta! Il tuo cavallo non può portare altro carico. Ma va a cagare, cavallo! Gli uccelli? Io non riesco a trovare gli uccelli. Cerco un aiuto, vediamo se riesco a identificare il suono. Questo sarebbe il verso dell'usignolo. Ma onestamente, sono stupido tanto quanto prima. Ho trovato un altro punto dove c'è un uccellaccio che va sto verso super
irritante, ma non mi risulta che fosse, che sia questo il verso dell'usignolo, però la mia totale ignoranza è l'unico suono che mi sembra diverso in mezzo a tutta sta foresta. E io direi che per non sapere né leggere né ascoltare uccelli, io concludo qua questo episodio di Kingdom Come Deliverance. Vi ringrazio tutti per la visione e soprattutto vi ringrazio per i like che lasciate e per le condivisioni che fate. Mike senza nome, passo e chiudo. E anche gli uccelli di bosco qua fanno un casino della madonna. Solo che, tipo, non so, dove ho lasciato due trappole, ma la terza non mi ricordo dove l'ho lasciata. Molto, ma molto, ma molto, ma molto male. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!